Se Riccardo Piacentina non vuole fare un discorso, ho dimenticato no, qualcosa. No, perché io ero al centro di tutti questi discorsi, ma, e quindi ne esco volentieri subito, perché tutti mi hanno nominato me, quindi non mi sento al centro del mondo, insomma. Io ringrazio soltanto l'assessore Piacioni, perché è stato il primo a credere, diciamo, a questo progetto, che è nato anche così parlandone insieme al bar, sostanzialmente, è nato così quasi per gioco, però è anche l'unico modo per poi rivederlo, al bar, punto di ritrovo. E quindi niente, è stato il primo che ha creduto in noi e che ci ha sostenuto, e poi via via tutti anche gli altri assessori e il comune Castelnuovo. E quindi basta, adesso io ho chiuso così, che il discorso è anche troppo lungo. Io sarò per forza di cose un po' più provvista, più lunga, sì, perché insomma... È il compito antico. Però è il compito antico, purtroppo sì, che è sempre odiato anche per questo. Va bene. Io direi innanzitutto, cioè il mio desiderio è quello di rivolgere innanzitutto un plauso non solo ai due curatori, che so con molto spirito di sacrificio, ma anche con grande serietà e passione hanno portato avanti questo progetto. E poi ovviamente il plauso alle autorità, alle istituzioni presenti, perché accogliendo questa idea, questa proposta, hanno dimostrato di averne capito il senso, perché i linguaggi dell'arte non vuole essere soltanto una mostra, cioè un evento singolo che ha un inizio e una fine, ma è proprio un progetto culturale che ci vuole chiamare a riflettere su quello che è il senso dell'arte contemporanea, su quelle che sono le forme, i contenuti, tanti linguaggi dell'arte contemporanea. E facendo questo, Angela e Riccardo hanno voluto mettere in luce un aspetto importante del contemporaneo in generale, che vede appunto l'arte contemporanea sempre più uscire fuori dai luoghi tradizionali, dai luoghi diciamo tradizionalmente riservati all'arte, i musei e le gallerie, luoghi che poi sono evidentemente destinati anche ad un pubblico di intenditori, di conoscitori o quantomeno di appassionati. E uscendo dai musei e dalle gallerie, l'arte tende sempre di più ad entrare diciamo negli spazi civici, nelle sedi civiche, nelle sedi comunali, nelle sedi istituzionali, lì dove può captare l'attenzione di pubblici diversi, di un pubblico più eterogeneo, di un pubblico che magari altrimenti non verrebbe mai in contatto con l'arte, non andrebbe mai a vedere una mostra d'arte. E questo è importante perché anzitutto consente all'arte di assolvere quella che è la sua funzione primaria, cioè comunicare. Comunicare perché l'arte è il linguaggio e comunicazione e ha sempre, anche quando ci sembra che un'opera non abbia nulla da dirci, in realtà ci sta dicendo anche in quel momento qualcosa. E poi perché questo conferma la natura democratica dell'arte, il fatto che l'arte debba arrivare a tutti e che non debba essere appannaggio esclusivo di un'elite o di pochi intenditori. Quindi la tendenza sempre più evidente, sempre più frequente delle istituzioni, soprattutto io direi dei piccoli centri urbani come può essere appunto Castelnuovo, è quella di promuovere il contemporaneo paradossalmente più di quanto avvenga nei grossi centri, anche più di quanto avviene nella stessa Firenze. Quindi si lavora molto bene con i piccoli comuni perché dimostrano una sensibilità particolare, perché hanno capito soprattutto che luoghi come questi, che hanno una storia, un trascorso importante, sarebbero morti se non fossero resi vitali e vivi attraverso l'arte. Perché quando l'arte contemporanea entra nella storia, in un luogo che ha una sua storia, viene legittimata dalla storia, cioè acquista essa stessa un valore storico. E d'altra parte la storia che si apre al presente dialoga con il presente, non è lingua morta, è lingua viva che ci parla e ci trasmette i suoi insegnamenti, i suoi moniti e le sue eredità. Quindi è certamente un'operazione importante quella che loro stanno portando avanti, ma anche per un'altra ragione, perché sì, il titolo del progetto è I linguaggi dell'arte, ma potremmo anche dire l'arte come linguaggio, perché accennavo prima, caratteristica del contemporaneo spesso è quello di infastidirci, sorprenderci anche in senso negativo. A tutti noi sarà capitato di trovarci di fronte a delle installazioni, a delle opere che non capiamo, anzi spesso le riteniamo contrarie al senso comune, alla morale, non le capiamo e non riusciamo a entrare in contatto con questo credo sia accaduto a tutti, accade di frequente.
Questo però ci spinge allo stesso tempo, non è sufficiente dire questa non è arte, bisogna sforzarsi di capire in che momento storico quell'opera è stata prodotta, quindi il contemporaneo è espressione della nostra società, è espressione di questo momento storico, quindi il fatto che sia spesso incomprensibile o che ci faccia arrivare dei messaggi in maniere ostiche magari anche, non significa che noi ci si debba girare dall'altra parte e non voler capire. Il senso di un progetto come questo è proprio cercare di captare, di illustrare, di render conto di tutte le forme, contenuti, le modalità espressive del contemporaneo e avvicinarle alla gente, avvicinarle a quel pubblico che magari solitamente tenderebbe a rifiutarlo. Far conoscere l'arte, perché soltanto conoscendola possiamo poi capirla, magari anche non apprezzarla, però intanto si è fatto uno sforzo nei termini di una della comprensione. Fatta questa premessa, insomma, che chiaramente rende conto dell'utilità di questo loro progetto culturale, io vorrei un po' velocemente, per non annoiarvi, fare delle piccole considerazioni sugli artisti presenti, anche per capire quanto sono stati bravi a scegliere artisti di valore, artisti capaci, ognuno con una propria specificità, ognuno con un proprio talento. Io partirei da quelli che, insomma, per ragioni affettive, che conosco da più tempo, insomma, Elena Wohlmann, qui in prima fila, lei è un'artista raffinatissima e a parte essere una pittrice che domina appieno la tecnica e che voi qui vedete sia nella sua versione un po' più tradizionale che in quella più avanguardistica, direi, è un artista a tutto tondo che domina perfettamente sia la figura ma anche questo riuso intelligente che sa fare di materiali quotidiani che compone creando delle opere che alla fine sono, io direi, delle pittosculture, perché uniscono proprio alle qualità cromatiche della pittura la tridimensionalità che è propria della scultura. Elena Bussotti è una giovane, brava artista fiorentina, lei viene da un'ottima formazione accademica e come sempre accade a chi frequenta l'Accademia, una volta finiti gli studi si dà a tutt'altro genere, nel senso che abbandona le tecniche tradizionali per sperimentare, ed Elena è una ragazza che ama sperimentare, che ama soprattutto usare materiali diversi, le resine, la colla, la sabbia, creando delle sovrapposizioni, delle stratificazioni di materiali diversi che in qualche modo restituiscono quelli che sono poi gli strati più interni del mondo intimo, del mondo interiore che la caratterizza. Claudio Caioli, mi dispiace non ci sia, un artista che io conosco da molti anni, l'ho conosciuto, era un surreale onirico, adesso lo ritrovo artista impegnato in tematiche sociali importanti e questo mi piace perché Claudio ci ricorda che l'arte deve, è sempre stata e deve essere ancora coscienza critica del suo tempo, quindi l'arte non è solo espressione del suo tempo ma può a sua volta aiutare a migliorare anche la società in cui è nata e di cui è espressione. Demetrio Cinelli, il maestro Cinelli è un mago della ceramica, è un artista raffinatissimo che domina questa tecnica come pochi, devo dire, è stata una bellissima scoperta per me, anche perché riesce veramente a variare, a modulare le sue creazioni oscillando dalla ceramica delle forme, diciamo, più lineari, più semplici, che può ricordare la ceramica tardo antica, quindi in cui la semplicità, l'essenzialità della linea era anche poi sintomo della funzionalità dell'oggetto in sé. Altre creazioni sono aerodinamiche, le definirei, quindi di vaga memoria futurista e meravigliose, apprezzabilissime. Altre ancora indagano un po' diciamo l'evoluzione delle forme nello spazio, il tutto sempre mi sembra colorato da una ironia sottile che credo un po' caratterizzi il suo modo di guardare alla vita e di intendere le cose. Proseguendo, sorriso. Allora, proseguendo, Enrico Lazzarini, perdonatemi, io ero convinta fosse Lazzarini, infatti ho sbagliato pur avendolo letto. Allora, Enrico Lazzini è un pittore che sa usare mezzi tradizionali della pittura, colore, disegno e figure, per interpretare però quella che è la